Buonasera e benvenuti a Crowd Prato. Crowd Prato è l'evento finale, è il momento in cui si tirano le somme di un percorso di partecipazione che è iniziato il 25 ottobre. Sono con Silvia Givone che è stata un po', come dire, ha fatto un po' da guida a questo percorso e così adesso siamo arrivati alla fine. Che bilancio si può trarre complessivamente da questa esperienza? Personalmente è stata un'esperienza entusiasmante perché l'inizio già prometteva bene, il seguito è stato anche meglio. Vedere 170 persone che in modo continuativo si incontrano in serate anche lunghe di 4-5 ore di lavoro e poi continuano a incontrarsi, a scambiarsi, a confrontarsi anche al di fuori degli incontri previsti dal percorso per elaborare dei progetti per la città, ecco, è qualcosa di davvero straordinario. Bene, in questa puntata di Prato Diretta Sera, la prima del 2015, ci piace iniziare con una modalità che prevede di delineare una città nuova. C'erano anche dei vincitori, hanno partecipato tutti e quindi hanno vinto tutti coloro che hanno partecipato. Però la giuria ha selezionato dei vincitori, dei progetti vincitori e poi anche una giuria popolare ha designato quello che secondo appunto la giuria popolare è stato ritenuto il migliore. Ci racconta questa fase dei premi Eleonora Barbieri. È Cross Kitchen il progetto vincitore di Crowd Prato, il percorso partecipativo sul futuro della città che ha preso il via 2 mesi fa su iniziativa di Camera di Commercio, Unione Industriale e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. La giuria e il voto popolare hanno decretato la vittoria del progetto dedicato all'integrazione a tavola. L'idea infatti prevede cucina internazionale itinerante per integrare imprenditorialità, rigenerazione urbana e multiculturalità. Un progetto che ha suscitato subito grande entusiasmo nella città delle 100 e più nazionalità, dove ancora l'integrazione ha davanti a sé muri molto alti. È un ristorante che non è soltanto un ristorante, è uno stratagemma per andare a stanare le diverse culture che convivono nel territorio di Prato, non sempre in maniera positiva, perlomeno per quanto vengono percepiti. Abbiamo pensato di creare uno spazio, quindi utilizzare il cibo con la sua capacità di aggregare le persone pacificamente, positivamente intorno alla tavola per poter far emergere questa identità. È un ristorante che cambierà menù e il menù sarà di volta in volta quello delle diverse culture che convivono intorno alla città di Prato. La giuria di qualità, composta dai tre ispiratori dell'evento iniziale, Giacomo Biraghi, Alessandro Coppola, Marianella Sclavi, e dai tre presidenti degli enti promotori, Fabio Romagnoli, Andrea Cavicchi e Luca Giusti, ha premiato ex aequo anche il progetto Fab Your Life per la riqualificazione degli spazi e delle professionalità inutilizzate. Menzione speciale per Cimbi, che prevede la creazione di un brand per attrarre il flusso di cinesi in visita all'Expo 2015. I progetti non vincono denaro o trofei, ma supporti per la loro realizzazione. Complessivamente sono 15 progetti presentati al termine di questi 2 mesi di lavoro da parte delle 100 persone che hanno preso parte al percorso, 4 le diverse categorie in cui possono essere raggruppati: il presente industriale, il made in Prato, l'arte e la cultura contemporanea, la mixité culturale e socialità, la sostenibilità ambientale, una base di partenza per il futuro di Prato. È dall'insieme di tutti i progetti che è emerso il vero valore di questo progetto. Ecco, cultura, società e economia erano questi i tre aspetti in cui si è lavorato in queste settimane, in questi mesi. E adesso i progetti che fine fanno? Adesso vediamo, nel senso che saranno presentati alla città, i vincitori hanno l'opportunità di avere incontri personalizzati con potenziali finanziatori, con potenziali decisori pubblici, amministratori. Si cercherà di fare un po' rete intorno ai progetti migliori in modo che possano avere effettivamente delle opportunità per essere realizzati e creare valore in città.
Grazie a Silvia Givoni e adesso andiamo a entrare nel merito dei progetti. Buonasera, io sono Elena Sanesi e vi parlerò di questo progetto, si chiama Fab Your Life. L'idea è quella di una riqualificazione urbana e una riqualificazione anche umana, quindi di persone in situazioni di disagio. In città ci sono moltissimi spazi dismessi, spazi in disuso, spazi che possono essere appunto riqualificati. Come li riqualifichiamo? Noi abbiamo cercato di capire quali sono i bisogni della città. La città ha bisogno di essere rivitalizzata, ha bisogno di generare nuove opportunità di business, nuove opportunità di lavoro, nuovi posti dove incontrarsi, dove anche le associazioni possono creare una rete di opportunità che appunto sono lavorative ma anche non solo. Quindi l'idea è quella di studiare anche quelli che sono i bisogni dei quartieri della città. Come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare attraverso una mappatura di questi luoghi, attraverso un portale che sarà un portale open, per cui qualsiasi cittadino potrà registrarsi, potrà dire accanto a casa mia c'è questo vecchio capannone, è in via Pinco Palla numero 20 e magari diciamo questa nostra agenzia potrà in un certo senso studiare quali sono i bisogni di quel quartiere e pensare ad un progetto da mettere in questo luogo. Questo significa riqualificare la città, una città più bella, una città più attrattiva, una città forse anche un po' più sicura, perché magari anche il centro si potrebbe rivitalizzare, ci sono tantissimi fondi che sono sfitti in questo momento, e anche una riqualificazione economica, perché si creano comunque opportunità di lavoro, e anche per persone che in questo momento sono fuori dal mondo del lavoro, oppure per persone che, per esempio, possono essere utilizzate anche persone che sono in misure alternative di detenzione, quindi cercare anche avere dei servizi alternativi. I nostri competitors possono essere le agenzie immobiliari, quelle tradizionali, possono essere gli spazi di co-working, possono essere le cooperative di servizi e possono essere anche i professionisti tradizionali, perché questa agenzia vuole creare al proprio interno un pool di professionisti, quindi ci saranno architetti, ingegneri, geometri, economisti, persone che riescono tutti insieme a creare un progetto chiave in mano, per cui si studia il bisogno di quel quartiere e si crea apposta un progetto del genere. E poi ovviamente questo progetto ha bisogno di sostenibilità economica, su questo non c'è nessun dubbio. Ci sarà una parte di autofinanziamento, ci saranno poi delle commissioni per quanto riguardano le transazioni che riguarderanno questi immobili, transazioni potranno essere affitti, vendite, si potranno per determinati progetti attuare delle politiche di crowdfunding, per cui avere appunto su determinate piattaforme. E poi l'agenzia si potrà occupare anche di servizi post vendita, quindi servizi che serviranno per portare avanti questo progetto mentre sta andando. I prossimi passi invece dell'agenzia saranno quelli di prototipare uno spazio, un piccolo spazio, cercare di organizzare degli eventi per farlo conoscere, per capire che cosa ne vogliamo fare, e a questo punto noi vogliamo proprio lanciare una sfida a tutti, la lanciamo agli organizzatori del crowd, la lanciamo proprio a tutti i tavoli che hanno lavorato in questo bellissimo evento. Noi abbiamo già un posto, l'abbiamo già identificato, è in una via, sappiamo bene, diteci di quello che avete bisogno e noi proviamo a studiare e proviamo a fare insieme a uno di questi tavoli, potrebbe essere il Fab Lab come un festival. Uno di questi tavoli, anche due, tre, perché magari lo spazio grazie. Ce la fa. Tempo esaurito, grazie. Bene. Mille. Grazie a tutti. Buonasera, siamo Prato Foto e la nostra intenzione è quella di appunto creare un festival di fotografia per creare un nuovo brand città, cioè un evento un evento che possa essere legato appunto alla nostra città, che possa essere ricordata, come per esempio nelle nostre vite Lonely Planet siamo scordati, nessuno ci ricorda, bene, non siamo vicini a Firenze solo per distanza, ma anche per importanza. Bene,
Tutti conosciamo il nostro passato, un'importante città industriale, e oggi siamo alla ricerca appunto di una nuova identità. Il tempo ha cambiato la nostra evoluzione e attualmente noi sappiamo che quello che abbiamo è dal basso una forza veramente creativa che viene anche dai giovani, e possiamo vederlo anche in centro adesso grazie a nuove sale di esposizione. La volontà qual è? La volontà è quella di creare un nuovo brand che si chiama Prato Photo Diversity, mi sa che manca un logo, comunque va bene. E praticamente le risorse, quali sono le nostre risorse? Eccolo qua, scusate. Le nostre risorse vengono direttamente dalla città, cioè un modo per creare un brand viene direttamente da noi, nel senso che il passato ci dà gli edifici dismessi per creare gli eventi, mentre l'attualità ci dà una città multietnica che può dare nuove risorse. Noi con questo festival ci ricerchiamo una visibilità internazionale, cosa che manca a Prato, una contaminazione positiva tra progetti, una collaborazione appunto, e una propagazione virtuosa di buone pratiche, nel senso che una volta finito questo festival possa continuare un'attività autonoma. Appunto, vogliamo incentivare la formazione in un habitat creativo. Prato, come caratteristiche, ce l'ha, ha la possibilità, e noi vogliamo aiutare a creare un network di relazioni che si instaurino durante l'evento, ma che possano continuare anche dopo. Vogliamo fare 50 esposizioni in tutta la città, in cui possiamo utilizzare centri espositivi come quelli del circuito dei musei, come il Pecci e il Palazzo Pretorio e il resto, ma soprattutto utilizzare spazi inusuali, come possono essere appunto il riuso di grandi aree dismesse industriali, come possiamo vedere in via Genova ad esempio, che funzionano bene, oppure anche, come abbiamo portato all'inizio l'idea, l'uso di fondi sfitti, che sta funzionando in altre città. Bene, coinvolgere tutto il circuito dei Prato Musei, dal Centro Contemporaneo, Museo del Tessuto, Palazzo Pretorio. E cosa vogliamo fare in questo festival? Un mercato di fotografia, cosa che manca attualmente negli altri festival italiani di fotografia. Un'asta di fotografie, una lettura di portfolio, visite guidate per scuole, riuscire a coinvolgere tutte le famiglie con i workshop, appunto attività di famiglia, co-working con e per artisti. E poi come fare, come sviluppare l'idea? Con un calendario fitto di incontri e proiezioni, riuscire a sviluppare dei grandi eventi che dove si possono utilizzare anche spazi come il Giardino Buonamici, che è stato riaperto da poco e poco utilizzato, e appunto utilizzare anche posti inusuali per appunto continuare con tanti piccoli eventi oltre a quelli principali. Bene, cosa ci servono? Ci servono ospiti internazionali, sia affermati sia emergenti, e soprattutto tanti visitatori appassionati che possono comprendere anche turisti culturali, collezionisti, partecipanti a workshop e galleristi. Insomma, veramente riuscire a dare un pieno spirito di collaborazione. Cosa porta la città? Appunto, visitatori, un habitat creativo, un'economia del festival che ora vi faremo vedere, e soprattutto una visibilità verso l'esterno, ma anche verso l'interno, perché Prato deve essere conosciuta prima di tutto dall'interno. La sostenibilità economica avviene attraverso un biglietto, una city card, i workshop, le aste, l'affitto di spazi allestiti che funzionano veramente bene, e gli sponsor. I competitor ce l'abbiamo sia in Italia come Cortona, come Reggio Emilia, ma anche come Arles, a cui prendiamo veramente ispirazione. Top. Grazie. Grazie mille. Posso aggiungere una cosa velocissima, velocissima? Vai. Praticamente noi avevamo portato la creazione dei fondi sfitti, di riusarli, diciamo, inizio del progetto, inizio di Crowd Prato. Bene, è già successo, non si sa come, in Santa Trinità, e siamo comunque contenti che sia già partito. Insomma, l'idea non è di proprietà di nessuno, ecco. Grazie. Buonasera a tutti, il nostro progetto si chiama Fab Lab Prato, innovazione per il futuro. E allora, avanti. Allora, fino ad oggi abbiamo assistito, diciamo, a perdita di risorse e competenze nelle aziende, non c'è ricambio generazionale e stiamo assistendo sempre di più alla perdita di una cultura del saper fare e del sapere artigianale. Quindi noi vogliamo stimolare una ripresa economica nel nostro territorio, dare spazio al desiderio di innovazione che c'è nelle nuove generazioni e recuperare allo stesso tempo i saperi tradizionali. Crediamo che questo territorio, quello di Prato, sia il luogo adatto per una nuova visione di tecnologia e artigianalità.
Tutto questo noi lo vogliamo fare realizzando un Fab Lab a Prato. Che cos'è? È un laboratorio di fabbricazione, è un luogo fisico aperto al pubblico dove troviamo al suo interno degli strumenti per la fabbricazione digitale che sono a disposizione di tutti e troviamo anche... come, no, vai troppo veloce, scusa... troviamo all'interno, come vedete qui, stampanti 3D, schede di prototipazione rapida, strumenti e macchine tradizionali, computer, software, eccetera. Però al suo interno troviamo anche le persone che ci aiutano nell'apprendimento di queste tecnologie per poter imparare a utilizzarle. Cosa si realizza all'interno di questo laboratorio? Qui ci sono degli esempi, oggetti di artigianato, schede elettroniche, pezzi realizzati con le stampanti 3D, corsi, workshop e tanto altro ancora. I Fab Lab, diciamo, fanno parte di una rete globale di laboratori. Questo permette alla realtà locale di essere in contatto con le altre realtà nazionali e internazionali e permette quindi di fare rete con loro e acquisire conoscenze e quant'altro. Allora, all'interno troviamo quindi tutte queste tecnologie a disposizione della comunità, di chi ne vorrà fare utilizzo. Come dicevo prima, andavo un po' troppo avanti. Come dicevo prima, ci troviamo al suo interno le persone e le competenze che ci aiutano nell'utilizzo delle tecnologie. I competitors possono essere, come dicevo prima, i Fab Lab o Makerspace nel mondo, in Italia, e i centri formativi e service che sono presenti a Prato. I beneficiari possono essere, diciamo, tutte le realtà che troviamo nel territorio pratese, quindi educazione, ricerca, economia e comunità dei makers, quindi scuole, università, istituzioni, artigiani, eccetera, eccetera. Il Fab Lab per poter vivere ha bisogno di essere economicamente sostenibile. Noi cercheremo di farlo con queste attività, quindi educazione, workshop in autonomia o come partner di istituzioni e scuole, come abilitazione, quindi offerta di servizi dedicati a privati, a aziende, professionisti, eccetera, o come incubazione, quindi come facilitatore nel processo che va dall'idea di un prodotto fino alla sua realizzazione poi pratica. Buonasera a tutti, noi siamo Pezzi Unici, una piattaforma turistica innovativa che risponde al bisogno di riqualificare l'immagine della città. Attualmente legata esclusivamente all'industria tessile, cercando di integrarla con un'immagine che leghi Prato anche all'industria del turismo, che noi riteniamo piena di risorsa e di potenzialità. Il progetto risponde quindi ad un problema attualissimo, che è quello di rilanciare il tessuto economico pratese, cercando non solo di dare una nuova prospettiva a Prato, ma anche di far guardare Prato da una nuova prospettiva, da un nuovo punto di vista. L'idea è molto semplice, è una piattaforma che noi definiamo innovativa perché? Perché la vogliamo partecipata dal basso, da tutta la cittadinanza. Riteniamo che questo sia il momento adatto e riteniamo Prato culturalmente oggi pronta per dare una svolta alla sua immagine. Non per niente è di oggi la notizia che Palazzo Pretorio è stato ritenuto tra i più bei musei, i 20 musei più belli d'Italia. Quindi a noi piacerebbe che ogni cittadino, ogni pratese ci comunicasse quello che sono i suoi pezzi unici, i luoghi che lui ama di Prato, i luoghi che lui desidera visitare come turista. Il valore che tutto ciò porterebbe alla nostra città sarebbe enorme, perché un turismo organizzato porterebbe delle ricadute economiche notevoli non solo alle imprese che lavorano all'interno del settore, ma anche a tutto l'indotto. Pensiamo ad un turista che esce da un museo, entra in un negozio a comprare una sciarpa o uno dei nostri prodotti d'artigianato. Il nostro progetto si suddivide in tre fasi. La prima fase
L'abbiamo definita la fase dell'ascolto. Vogliamo raccogliere informazioni non solo da tutti voi, ma anche dagli operatori del settore. Quindi ascolteremo ristoranti, musei, alberghi e laboratori d'artigianato per acquisire le nostre eccellenze e mettere a sistema accoglienza, ristorazione e cultura. La seconda fase è importantissima ed è la confezione. Noi vogliamo creare degli itinerari, dei percorsi turistici, che siano culturali o enogastronomici o sportivi, che durino un giorno, un weekend, 3 ore, affinché il turista clicchi e trovi il suo percorso ideale che corrisponde ai suoi gusti, che gli dica dove andare, dove mangiare, dove dormire e corrisponda anche alle sue tasche. Il punto finale è il touch point, cioè il punto di incontro tra domanda ed offerta, dove far conoscere i nostri pacchetti, questo tramite la nostra piattaforma, ma anche tramite siti web o canali tradizionali o non tradizionali. Prato ha un touch point formidabile che sono le fiere del tessile. Prato va in tutto il mondo con le fiere del tessile. Sarebbe fantastico promuovere il turismo, il nostro progetto, in queste fiere, perché si creerebbe una sinergia formidabile tra quello che è il passato, il presente ed il futuro della città. Ma come si sostiene economicamente il nostro progetto? Inizialmente i ricavi verrebbero dalle imprese che sono inserite all'interno dei pacchetti, ma poi è necessaria una verifica nel tempo, quindi dopo 1, 2, 3 anni verificare se effettivamente il turismo è incrementato, se le presenze a Prato sono incrementate, se le aziende hanno incrementato i loro ricavi, quindi se Pezzi Unici è un progetto che si sostiene economicamente a regime. Noi ci crediamo, noi pensiamo che questo sia il momento giusto. Grazie a tutti. Salve a tutti, buonasera. No, ce la fa, scusate, sono un po' imbranata. Vado e giro con questo. Un prato di libri, Festival Internazionale della Lettura per Bambini e Ragazzi. Il bisogno, avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere. Educare all'ascolto e alla comprensione orale. Atto di leggere come fattore di socializzazione. Sperimentare viaggi fantastici grazie alla lettura delle immagini. L'idea, Festival della Lettura Under 18, si sviluppa così, con laboratori creativi con scrittori, notti bianche fra i libri, incontri con autori nelle scuole, mostre di illustratori, spettacoli di musica e teatro. Il valore, un prato di libri nasce dall'idea di creare occasioni per i bambini in ospedale. La lettura, anche con incontri con gli autori, come elemento terapeutico per il recupero e la prevenzione. Dalle esperienze vissute e condivise e dai risultati ottenuti è nata l'idea di una festa della lettura per bambini e ragazzi, una festa che serva ad avvicinare i nostri ragazzi al mondo straordinario dei libri, un mondo che non conosce barriere e vince ogni noia. I competitors. Un prato di libri si distingue nel panorama culturale pratese per la qualità degli eventi proposti, che coinvolgono i cittadini in modo capillare e specifico. Il festival, che fa rete fra le associazioni che si occupano di problematiche relative all'handicap e alla lettura, trova la sua unicità nei soggetti protagonisti, cioè tutti i bambini, anche quelli con abilità differenti o fragilità, e avrà la collaborazione del Can Child canadese. Un prato di libri creerà sinergie con il Festival di Mantova, Cuneo, Sarzana e Foggia, Book Festival. I beneficiari saranno i bambini delle scuole nido e materne, bambini delle scuole primarie, ragazzi delle scuole medie inferiori, ragazzi delle scuole superiori under 18, adulti work in progress nel futuro, insegnanti e famiglie coinvolti in un evento unico nel suo genere. La sostenibilità economica arriverà dalla Regione Toscana, provincia di Prato, comuni di Prato e tutti i comuni della provincia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Casa Pia dei Ceppi, Vigili del Fuoco, Nati per Leggere, i Rotary e i Lions, la Rete dei Commercianti e dei Librai e tutta una serie di bellissime realtà del volontariato pratese, Emmaus Prato Onlus, Progetto Futuro, IPD, bambini con Down, con la
patologia, Caepo Sollus, sono emozionata, Giunti Editore, quindi il mondo dell'editoria, rete di volontari entusiasti e desiderosi di partecipare e gli utenti che partecipano alle iniziative. I prossimi passi, quindi quali saranno? I contatti con le scuole del territorio nella prima fase per programmare gli incontri, l'ideazione e il lancio di un concorso capillare di poesie, fotografie e filastrocche nelle scuole, ideazione del programma alla luce delle indagini, di un'indagine conoscitiva sul territorio nell'ambito letterario dell'integrazione e la formazione dei volontari, che sarà la risorsa fondamentale come Mantova. Mantova vive i festival, di italiani vivono proprio per l'esperienza unica dei volontari, i volontari e l'associazione Gerani Onlus, come attraverso una rete capillare. La seconda fase, gli accordi con gli enti, la definizione di un calendario e con chi? Con tutte le persone di buona volontà che crederanno, e quindi anche Crowd Prato con tutti i sostenitori. La terza fase è la realizzazione. La nostra proposta è una nuova idea di bike sharing. Il bike sharing vuole rispondere a due bisogni primari di ogni città italiana, in particolare Prato, ovvero migliorare la viabilità della città e conseguentemente la vivibilità della città. Questo perché succede? Se abbiamo un servizio di bike sharing funzionante, ridurremo sicuramente il congestionamento del traffico e conseguentemente l'inquinamento, oltre al fatto che disponiamo anche di offrire una valida alternativa alla mobilità privata. Tutto questo porterebbe a muoversi a Prato in una città a misura d'uomo, ovvero sia il centro sia le periferie riusciranno a vivere la città in modo ecologico. Qual è la nostra idea di bike sharing? Allora, prima di tutto noi vogliamo mettere il cittadino al centro di questo progetto, ovvero come? Con premi ed incentivi ai cittadini che più utilizzeranno le nostre biciclette, e quindi ai cittadini green, e anche le imprese e negozianti che aderiranno al nostro marchio, con sconti verso i cittadini appunto più meritevoli. Tutto questo ovviamente con un servizio di bike sharing che sia il più all'avanguardia possibile, ovvero bici dotate di GPS e applicazioni per cellulari con mappe interattive, un sito internet in più lingue che sia disponibile sia per i cittadini stessi sia per i turisti italiani e che vengono da fuori. Tutto questo per porre il cittadino e le imprese di Prato al centro di una città ecoeccentrica. E adesso lascio la parola alla mia collega per i dettagli. Allora, essenzialmente, come ha spiegato lui, il valore aggiunto di questo progetto è quello di dare un miglioramento della qualità della vita delle persone, ma non solo. Se abbiamo un bike sharing funzionante, questo porta ad un ritorno d'immagine per la città e conseguentemente a una maggiore attrattività per il turismo. Ma occorre sottolineare soprattutto che se riusciamo a mettere insieme una serie di aziende, di esercizi privati, possiamo creare una rete di imprese a livello territoriale che è così importante in questo periodo. Oltre questo, rispetto al precedente servizio di bike sharing e a eventuali servizi di car sharing o di scooter sharing, noi cosa portiamo? Rispondiamo attraverso la pianificazione di un servizio cucito su misura per la città e con questo mi spiego meglio. La diffusione cucito su misura significa che la diffusione delle postazioni è capillare e strategica, in quanto pensiamo di porre le stazioni, gli stalli in corrispondenza dei parcheggi degli auto o dei grandi scambiatori dei mezzi pubblici, in modo che siano tutti che sia coordinato con i mezzi pubblici. Pensiamo inoltre di utilizzare stazioni green a basso impatto ambientale capaci di autosostenersi dal punto di vista elettrico e offrire bici sia pedalata assistita e non, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti. Dal punto di vista dei beneficiari, ovviamente ci saranno i cittadini e i turisti, grazie all'utilizzo, i quali potranno sfruttare il sito web multilingua, le mappe interattive e quindi percorsi turistici personali e specialistici personalizzabili, insomma. Ma ovviamente tra i beneficiari ci sono anche le aziende coinvolte, perché il fatto che possano apparire sulle mappe interattive e possano esporre il nostro marchio Bici Prato ed essere riconoscibili fa sì che questo dia loro maggior visibilità. E infine il comune è grosso beneficiario, perché grazie all'utilizzo del bike sharing risponde alle esigenze del programma operativo nazionale sulla mobilità lenta.
Dal punto di vista della sostenibilità economica, il progetto è un progetto imprenditoriale con una sostenibilità a lungo termine e pensa di avere una sostenibilità economica a partire dai proventi della gestione del servizio di bike sharing e la brandizzazione. Tempo concluso, grazie mille. Festival internazionale della bioetica. Bioetica è una parola nuova nel linguaggio comune, recente, 30-40 anni fa risale, però l'oggetto, la cosa a cui si riferisce, appartiene alla storia della cultura occidentale, perché da queste parole che vedete mette insieme il bios e l'ethos, cioè la cura della vita sostanzialmente in tutte le sue forme. Difatti in queste parole chiave che abbiamo messo, vedete l'ambiente, la prima cosa, la vita, e poi naturalmente la vita personale, la vita umana in qualche modo. E quindi la bioetica è il rapporto dell'uomo anche con se stesso, la cura di se stesso, quindi direttamente investe in maniera prioritaria, fondamentale, la medicina. Quindi la bioetica è questo campo del sapere contemporaneo che però si rivolge, tocca tutti noi in qualche modo, non è cultura, diciamo così, d'élite, tiene insieme la biomedicina in qualche modo e le scienze umane. Allora, il bisogno. Secondo noi un'iniziativa di questo tipo intercetta fondamentalmente tre bisogni di questa città, alcuni sono condivisi anche dagli altri progetti: una nuova visibilità della città positiva, sviluppare flussi di turismo culturale ovviamente, e poi soprattutto direi questa peculiarità di in qualche modo accreditare Prato, perché no, come città della cultura scientifica. Ci sono delle città, voglio dire, Festival della Scienza di Bergamo, voglio dire, perché non Prato possa essere città in qualche modo della cultura scientifica. L'idea. Allora, questo non è un congresso, non è la settimana Datini con tutta la buona volontà, diciamo così, per la storia economica. È un evento di livello internazionale di alta divulgazione a grande partecipazione di pubblico, quindi non è un discorso tra iniziati. Si parla alle persone di cose che riguardano la vita concreta di tutti i giorni delle persone, con una serie di eventi che in qualche modo sono sintetizzati qui, che si rivolgono anche a target di persone differenziate. Abbiamo nelle scuole la bioetica spiegata ai ragazzi, una rassegna di cinema, un evento teatrale e poi ovviamente l'ospedale, le frontiere della medicina nel mondo contemporaneo, il tribunale, anche questo è l'altro pilastro della bioetica, no? Il diritto. Medicina, diritto e in qualche modo scienze umane. E il tema poi anche importante, come dire, del confronto multietico e multireligioso, perché la bioetica, in quanto medicina concreta di tutti i giorni, intercetta in qualche modo e ci mette a confronto con persone, con culture che interpretano la medicina, la cura in qualche modo della vita in termini molto diversi da noi, quindi gli operatori sanitari sono costretti in qualche modo a confrontarsi con queste problematiche. Il valore è ovviamente ricadute economiche, turismo culturale, patrimonio multietnico della città che potrebbe essere valorizzato. Attenzione su Prato come città della cultura scientifica, questo rapporto con la scuola, creazione di percorsi formativi, perché la bioetica in qualche modo tocca anche il mondo dei giovani, dei ragazzi che saranno in qualche modo chiamati a confrontarsi con questi temi. I beneficiari. E con i beneficiari dobbiamo concludere. È finito il tempo. Il progetto si chiama Cross Kitchen, Meeting People in Prato, con l'accento sulla parola eat.
bisogno. Il nostro progetto si rivolge alla città, all'anima multiculturale della città di Prato, che non è percepita soltanto come una risorsa, ma spesso è percepita in termini di conflitto, comunque di indifferenza, per cui abbiamo rappresentato le stesse mani colorate in questo modo. Cioè, tra i vari gruppi l'unico tipo di interazione è la stessa che c'è tra i corridoi della corsa, e quindi ognuno corre sulla sua corsia e spesso l'unica relazione è quella dell'agonismo. E quindi pensiamo che il bisogno è proprio quello dell'interazione, quella della capacità sostanziale di Prato di vivere la sua identità multiculturale. Il problema è proprio l'assenza di un luogo dove questa identità possa svilupparsi. E quindi abbiamo pensato a un progetto che sia capace, o perlomeno di fare un passo verso la direzione di trasformare l'indifferenza in condivisione. La risposta al bisogno. Allora, il terreno in cui abbiamo deciso di muoversi è quello del cibo, cioè proprio quella della sua capacità di unire attraverso le sue caratteristiche positive di attrazione, di convivialità, di curiosità, di divertimento. E il nostro progetto è sostanzialmente fatto quindi di 6 ingredienti. Si tratta di un ristorante, cioè sostanzialmente di un luogo dove le persone si riuniscono intorno a una tavola pacificamente. Ma non è un ristorante normale, non è un ristorante il cui menù cambia ciclicamente, sarà il menù di volta in volta di una delle realtà culturali che vivono a Prato e che vorranno partecipare. E così dicasi per le persone che ci lavorano. Pensiamo che debba essere itinerante, quindi pensiamo sia giusto pensarlo, progettarlo dentro dei container, quindi capace di andare incontro ai fatti, alle persone, ai luoghi e agli eventi. Ma pensiamo che debba avere una base stabile per essere riconoscibile e si possa ritrovare sempre. Pensiamo per esempio a un edificio simbolo di Prato, una fabbrica abbandonata. E lo stesso dicasi per le persone, ci sarà uno staff fisso, che sarà una sorta di gruppo dirigente o meglio organizzativo. Deve parlare un linguaggio contemporaneo, niente a che vedere con il tipico linguaggio dei ristoranti multietnici o anche con le meritevolissime iniziative volte all'integrazione. Deve essere qualcosa che ha tutto un altro tipo di immagine. È implementabile, cioè ha la capacità di nascere piccolo e di svilupparsi via via. Cosa porta la città? Tutte queste cose, sostanzialmente la sua capacità di vivere la sua vera identità multiculturale. Competitors non ne abbiamo, nel senso che non è un progetto competitivo, abbiamo chi si occupa di queste cose viene considerato un compagno di viaggio. Per noi diciamo il valore aggiunto è quello che non è proprio soltanto un ristorante, è un luogo intorno al quale succedono cose che hanno spesso a che vedere con la cultura. I beneficiari sono ovviamente tutti, questo è evidente. Pensiamo a due specifici, per esempio l'amministrazione pubblica, potrebbe benissimo integrarsi questo progetto nel progetto del Parco del Bisenzio, fatto di punti notevoli identificati da container, e poi i nostri cuginetti dell'Urban Food Forest che presentano il progetto dopo, che sono produttori di cibo. Cos'è economicamente sostenibile? È un ristorante, alla fine si paga il conto, se non funziona così non deve funzionare. Ha dei vantaggi, essendo una sorta di onlus non deve produrre margini, paga solo le persone che ci lavorano, ha una grande capacità di attrarre sponsor, produttore di cibo, una grande visibilità e altri elementi che forse abbiamo già ripetuto. Certo, una propensione all'Expo, a strizzare l'occhio all'Expo. Queste sono le fasi che non vi sto annoiare raccontando e concludo con questo. Abbiamo pensato a Prato e le sue culture, ma Prato è le sue culture. E quindi la differenza sta sostanzialmente sull'accento. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Grazie. Bene, vi abbiamo voluto mostrare alcuni dei progetti, 8 dei 15 progetti di Crowd Prato. Tante idee, tante modalità di innovare in questa città. Tutti davvero molto interessanti e soprattutto interessante questo modo, questa voglia di partecipare, di portare, come dire, la propria piccola goccia per un mare di nuove idee per la città. Sentiamo adesso il parere di alcune persone che rappresentano la comunità in alcuni aspetti istituzionali e come associazioni di categorie. Andrea Cavicchi, dal Presidente dell'Unione Industriale di Prato, ci si aspetta anche, come dire, una valutazione di fattibilità dei progetti di Crowd Prato. Sì, è uno degli aspetti che noi abbiamo messo dentro proprio la valutazione di questi progetti, la fattibilità e anche l'interesse economico dei progetti che possano ricadere sulla nostra città. Questa è una parte importante, oltre a quella dell'attenzione al sociale e anche al culturale. Questa città va rilanciata, va dato un messaggio forte, ma dobbiamo stare attenti anche all'economicità, alla creazione di ricchezza sul territorio. Ecco, dal punto di vista del filo conduttore tutti hanno i tratti dell'innovazione, molti hanno proposto una serie di eventi da realizzare sempre appunto in modo innovativo, partecipato in questa città, insomma questa chiave degli eventi non è male.
No, intanto la chiave degli eventi non è male, perché poi alcuni eventi sono veramente innovativi e magari anche messi in rete tra di loro potrebbero creare effettivamente una serie di attrazioni sul nostro territorio che potrebbero essere veramente una svolta. In più, quello che vediamo a livello di innovativo è la partecipazione, come hanno lavorato su questi progetti, come questi gruppi siano stati capaci anche di dialogare tra di loro, non solo all'interno del gruppo ma anche tra gruppo e gruppo. E molti hanno poi modificato il proprio progetto in funzione dell'altro gruppo. È incredibile, perché si è vista una grande energia in questo progetto. Ecco, un altro tratto, la multiculturalità e il fatto di essere dei progetti di una Prato post-industriale per quanto riguarda le strutture e le fabbriche dismesse, ma non post-industriale nel senso dell'imprendere, dell'intraprendere. Sì, l'aspetto della multiculturalità è un po' il filo conduttore in tutti questi progetti ed è un filo conduttore con una positività, perché proprio da lì parte anche le opportunità di questa città, che è sulla multiculturalità può formare sia un messaggio esterno ma anche delle imprese nuove che possano quindi contaminare positivamente questa integrazione sociale che al momento si sta sviluppando ma ancora troppo lentamente. Questa iniziativa in sostanza rilancia una Prato ottimista, come era un hashtag di partenza? Sì, lancia una Prato ottimista. Io non ho visto nessuno che si lamentasse, che non si piangesse addosso. Si parte da quello che magari ancora non funziona, quello che potrebbe funzionare meglio o quello che funzionerà. E quindi è un messaggio anche positivo, dove si invita tutti a partecipare dalle idee, perché da lì si parte. Poi le risorse si possono trovare, tutti ci si impegna per far sì che questi progetti possano avere delle gambe effettivamente, che possano portare sul nostro territorio novità e anche ricchezza. Beh, il Presidente della Camera di Commercio, come dire, è una delle persone giuste che può dare una valutazione di fattibilità, di sostenibilità economica. I progetti hanno tutti il taglio dell'innovazione, possono diventare realtà? Ma sicuramente la validità di quello che è stato presentato è sotto gli occhi di tutti. Qui abbiamo assistito a un attivismo non indifferente da parte di una città che si è dimostrata attenta, ma soprattutto capace di proporre cose nuove e innovative. La fattibilità, sicuramente molti progetti sono in qualche maniera autosostenibili, perché presentano un sistema di finanziamento che deriva proprio dalla loro attività. Gli altri forse hanno bisogno più di alcuni sponsor istituzionali o meno, che credono in questo progetto e che possono quindi aiutarlo a farlo decollare. Ecco, Presidente, dal punto di vista del valore aggiunto per una città che è in fase di cambiamento per tutte le dinamiche economiche che stanno cambiando in tutto il mondo, questo Crowd Prato ha portato qualcosa proprio dal punto di vista della voglia anche di partecipare con idee nuove? Io credo che la qualità e soprattutto che cosa può significare realizzare un evento di questo genere si possa misurare solo ed esclusivamente con la partecipazione e l'attenzione. E come avete ben visto, aver prodotto 15 progetti e quindi essere riusciti a mettere insieme un numero di persone che avevano la necessità, perché così la definisco, di dare il loro contributo a questa città, credo che sia una testimonianza di quello che veramente è stato ed è il successo di questa iniziativa. Anche stasera abbiamo l'auditorium pieno, abbiamo una partecipazione veramente oltre ogni aspettativa, e questo credo che sia la testimonianza più vera ed efficace di quello che è voluto dire, che significa un evento di questo tipo. Fabia Romagnoli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Come dire, spesso si dice, no, anche nella metafora americana, le idee poi approdano anche agli istituti bancari e subito vengono finanziati. Beh, insomma, nel nostro paese è un po' diverso, però una fondazione da questi progetti che spunto può trovare? Diciamo che è una fondazione che non è un istituto bancario, certo, tengo certo a precisare. Per la fondazione può essere valido anche per fare una ricognizione dei fabbisogni del territorio e capire su quali progetti veramente anche i cittadini credono e hanno voglia di essere coinvolti, e quindi credo sia giusto che la fondazione sia a conoscenza di questi processi. Oltre a voler essere, questo progetto ha voluto essere per la fondazione una collaborazione con altri enti importanti come l'Unione Industriale e la Camera di Commercio, perché in questo momento è importante riuscire a far sinergia e a collaborare, insomma penso che questo sia fondamentale. Ecco, in un certo senso stakeholder delle idee per una città nuova, e come dire, ci sono i germi della città nuova nei progetti che abbiamo visto? Beh sì, sicuramente
Ci sono progetti validi, qualche progetto anche concreto penso che potrà essere portato, reso concreto. E, sicuramente ci sono, abbiamo visto, cercando di raggruppare anche vari progetti fra di loro, delle linee di direzione per la città, per una nuova Prato, che possono essere sicuramente l'aspetto multiculturale della città, la forte connotazione ancora manifatturiera della città e la forte anche attrattiva culturale che può avere, quindi legata anche a un nuovo turismo. Bene, Crowd Prato è finito, Crowd Prato in realtà incomincia perché poi ci sarà da seguire l'iter dei progetti, per esempio gli eventi, i festival che sono stati proposti, beh, può darsi che siano una carta in più per il futuro presente di questa città. Grazie a chi ci ha seguito, Prato Diretta Sera torna la prossima settimana, arrivederci.